Se n'è andato senza un fiore sulla bara, senza un corteo verso il Camposanto. Conclusione anonima per quello che è stato per quasi 30 anni il Re Sole di Treviso della Marca. L'ultimo atto si è svolto questa mattina verso le 9. Niente Duomo, San Nicolò, dove da sempre si sono svolti i funerali dei nobili e dei potenti trevigiani, ma la cappella della casa di riposo di Santa Bona, dove l'avvocato, l'ex presidente dell'ente Cellulosa e Carta, l'ex deputato, l'ex presidente prima della Cassa di Risparmio e poi di Fondazione Cassa Marca, ha trascorso i suoi ultimi giorni. Nemmeno un vero e proprio funerale, ma solo in 15 stringenti minuti la benedizione di Don Aldo Danieli, il parroco della residenza per anziani città di Treviso. Quella città che avrebbe voluto esserci per salutare l'amico o l'avversario, il mecenate o l'indifferente, il democristiano o il legale di Nodepoli. Invece dentro la cappella cinque familiari, la moglie Renza, il figlio Mauro, la figlia Nicoletta e il fratello Ugo con la nipote. All'esterno un drappello di giornalisti con l'amico dei viaggi in Cina, Adriano Madaro. Contando anche il personale dell'impresa funeraria, non più di 15 persone, per l'ultimo addio all'uomo che ha scritto una pagina di storia della città e non solo. E il senso di desolazione e sgomento di fronte a questa fine in solitudine è rappresentato tutto dall'immagine del fido autista Flavio Cecchin, per una vita e fino quasi all'ultimo a fianco di De Poli. Distante dalla cappella, inginocchiato sull'erba, ha salutato così il suo presidente, fin quando il carro funebre si è allontanato verso il forno crematorio di Santa Bona. E chiara è stata la sensazione che in quel momento si è definitivamente chiuso un capitolo di storia trevigiana. Poi ognuno per la sua strada, in uno strascico di emozioni, di rammarico, ma anche di pungente ironia del presidentissimo. Diretto il commento tra le lacrime del suo autista. Poi c'era un uomo che diceva, guarda, so qua, giudichevo altre cose che ho fatto in tutta la mia vita. Non c'era il suo comportamento di essere così abbandonato. Mi immaginavo non qualcosa di più, molto di più, ecco. Senta, come commenterebbe De Poli il suo funerale in questa situazione? Ciao, sono Dac.